Dal 15 dicembre il teatro in fiera è occupato con il nome di Teatro Pinelli. Noi di Block 34 abbiamo intervistato uno degli occupanti, Claudio Risitano, per porgli qualche domanda in merito al movimento di protesta. Molti di voi occupanti sono studenti universitari che hanno da poco lasciato il mondo liceale. Tra di voi qualcuno ha seguito attentamente i movimenti di protesta agli studi messinesi e vorremmo chiedervi se è stato proprio quel movimento a darvi la forza di attuare una così importante manifestazione di protesta all'interno di un ambito problematico qual è quello della fiera di Messina. Ma diciamo, la composizione sociale che ha portato avanti l'occupazione secondo me ha tratto linfa, diciamo, da vari percorsi. Certamente il movimento studentesco che quest'anno e anche negli anni scorsi è riuscito a portare in piazza domande mature di democrazia dal basso, di lotta per un sapere liberato dall'ipoteca del mercato opprimente e surdeterminante. Penso che e sia stato un lievito importante, ecco, questo movimento studentesco. Sicuramente ha riuscito a costruire una delle tante voci che poi, come dire, hanno saputo lanciare un grido corale di rabbia, di possibilità di ribellione, di riscatto. Le piazze invase dagli studenti, le scuole occupate, la determinazione con cui in tutta Italia, diciamo così, i ragazzi di 16 anni si sono fatti spaccare la testa dalle forze dell'ordine per riaprire una partita che sembrava chiusa, quella dell'opposizione al governo Monti, della possibilità di non dare per scontate le sue politiche, di non darle per scontate come se fossero veramente tecniche, neutrali, appese a una oggettività che non è possibile mettere in discussione. Mentre un paese intero, come dire, faceva fatica a trovare la via di una voce di riscatto, appunto, e di non resa, gli studenti hanno rappresentato una effettiva, diciamo, capacità dal basso di dire che forse se il Presidente del Consiglio un giorno si sveglia e dice l'Italia non si può più permettere la sanità pubblica e progressivamente dovrà privatizzarla, mentre tutto il paese dava per scontato che dovessi accettare questa cosa, la radicalità degli studenti ha consentito a tutti di guardare il mondo con occhi diversi e di dire forse non dare per scontato che dobbiamo tenerci tutte le politiche che ci vengono imposte, possiamo ribellarci, possiamo lottare, è possibile, e questa cosa è stata appunto fondamentale. Il teatro dell'ente fiera è ormai chiuso ed inagibile da tempo immemore. Perché avete deciso solo ora di occuparlo? E perché lo avete fatto a conclusione di una manifestazione antifascista? Non credete che così facendo possiate collocare l'interesse per la cultura e per la restituzione di un bene pubblico o di una precisa ideologia politica? Ma, diciamo, io parto da questo assunto. Non credo alla neutralità della cultura, al fatto che si possa fare arte, si possa appunto sia volare alto con le nostre pupille illuminate di bellezza artistica, sia sapere guardare in modo acuminato e critico la realtà circostante tramite un'elaborazione culturale sempre attiva, sempre dinamica, in modo neutro. Cioè, non credo che questa cosa sia fattibile, penso che ogni parola su un palco, ogni scritta su un muro, ogni voce individuale e collettiva è una in sé un atto politico, è in sé uno schierarsi, è in sé un prendere parte. Anche chi fa finta di non prendere parte, di fare cultura in modo neutro, si schiera e si schiera dalla parte della neutralizzazione delle culture critiche, della possibilità di mettere in discussione l'ordine del mondo dominante. E io penso che sia molto invece importante che sia stato dato un segno qualificante a questo gesto di occupare il teatro, che lo faccia uscire da una appunto opacità nebulosa, per cui sarebbe un gesto che non ha una qualificazione politica, ma è un gesto che potrebbe essere fatto da tutti, magari dagli stessi che vorrebbero distruggere la fiera privatizzandola e speculandoci sopra. No, non è così, cioè ci sono, come dire, interessi contrapposti nella società e noi pensiamo di difenderne uno che è largamente dominante, cioè non può essere contrassegnato per una parte politica. Infatti qui non ci sono partiti politici, non c'è una parzialità, come dire, elettorale. C'è un terreno che però è inevitabilmente politico perché pone dei problemi a tutti
però parla appunto a un bisogno collettivo che è di tutta la città, quello di avere un teatro che invece che essere chiuso sia fruibile, uno spazio che invece è di tutta la fiera, 40.000 metri quadri, invece che essere privatizzato, chiuso, blindato e recintato, sia attraversabile dai cittadini e fruibile da tutti. E questa è una battaglia politica che però appunto non è rinchiusa, come dire, nello stanzino di una parte politica ben precisa, di un partito appunto, ma è una domanda dal basso di tante e tanti cittadini, che ha appunto un segno politico, che ha un segno politico anche la cui matrice è l'antifascismo. Si è occupato il teatro il giorno del corteo antifascista perché si è scelto collettivamente di non rispondere al corteo di Forza Nuova che, come risposta alla crisi, suggerisce di metterci tutti in mano una clava per scagliarla su chi è più debole di noi e prendercela con gli immigrati una volta, con i ricchioni un'altra volta, con i disabili un'altra volta, per avere, come dire, un veicolo su cui indirizzare la nostra rabbia per un paese che impoverisce, per le nostre vite che vengono manipolate e decurtate di diritti fondamentali. Allora noi invece volevamo dire che dalla crisi si può uscire in un altro modo, si può uscire equalizzando tutte le sofferenze sociali e tutte le esigenze di individuazione per una vita diversa, con la lotta dal basso di, appunto, degli studenti che hanno occupato le scuole, dei precari, dei lavoratori, dei disoccupati, di tutti coloro che hanno delle domande appunto radicali da porre alla società, e però lo vogliono fare appunto con l'intelligenza di chi promuove la cultura, il ragionamento critico e anche però il conflitto sociale, cioè sapendo che non si sta facendo qualcosa di neutro, sapendo che si sta facendo una lotta che perché si crei la possibilità di difendere un bene comune si deve lottare, niente è dato, tutti i diritti che noi abbiamo conquistato li abbiamo conquistati lottando, occupando le scuole, occupando le fabbriche, scendendo in piazza, facendo un bordello, cioè non ci è mai stato regalato niente dal potere. E tutto è stato sempre conquistato con la lotta, e noi vogliamo lanciare una lotta, cioè è per questo che il giorno del corteo antifascista di Occupo un teatro si lancia questa cosa, che appunto travaglia ogni recinto ideologico, non c'è nulla di ideologico nella materialità pratica di un posto liberato e fruibile per tutti, né bandierine di partito o cappelli da parte di qualcuno elettorali. C'è la domanda dal basso di un mondo completamente diverso, ma questa è una domanda politica. E per me è una domanda politica anche antifascista. Ricevete finanziamenti, donazioni da privati o associazioni politiche e culturali? O il movimento di protesta sopravvive solo grazie al vostro autofinanziamento? Solo grazie al nostro autofinanziamento. Perché avete scelto di intitolare questo grado a Giuseppe Pinelli e non a un noto artista o uomo di cultura messinese? Ma perché il 15 dicembre, il giorno appunto in cui abbiamo fatto il corteo antifascista e poi abbiamo occupato il teatro, era l'anniversario della morte di Giuseppe Pinelli, che è stato ucciso nella questura di Milano dalle forze dell'ordine di questo paese, e ci sembrava giusto ricordare questo personaggio che segna una fase cruciale della storia d'Italia, una fase in cui cominciavano a dispiegarsi delle lotte che hanno cambiato la vita delle persone e di cui il potere ha avuto talmente tanta paura da inaugurare la strategia della tensione, mettere le bombe di Stato, fare morire le persone, terrorizzarle per frenare l'avanzata non appunto del Partito Comunista, ma l'avanzata di lotte sociali che cambiavano l'ordine del mondo, che modificavano i rapporti sociali. Sono stati chiamati poi gli anni 70 anni di piombo, qualcuno invece dice che erano anni di rame, per quanto era febbrile e contagiosa e appunto dinamica la febbre che contagiava la società e che cambiava quotidianamente i rapporti sociali, che faceva dire agli operai: vogliamo l'orario di lavoro ridotto, vogliamo lavorare meno ore, avere più salario. Il datore di lavoro gli diceva: ma perché volete lavorare di meno? Ma che cavolo dovete fare? E loro gli dicevano: perché vogliamo imparare a suonare il clavicembalo, perché vogliamo fare mille altre cose, perché non vogliamo solo morire di schiavitù e di lavoro. E questo cambiava la quotidianità delle persone, perché si strappavano diritti dal basso, lottando e modificando effettivamente la vita. E questa cosa ha terrorizzato il potere e ha fatto mettere le bombe, ha fatto dare la colpa delle bombe agli anarchici, ha fatto buttare dal balcone Giuseppe Pinelli. Questa storia è stata rimossa
dall'immaginario collettivo di un paese che è stato atrofizzato e narcotizzato, rincoglionito da 20 anni di berlusconismo e di Grande Fratello e di Maria De Filippi e cose di questo genere, ci pareva giusto aprire un varco anche di memoria, perché vogliamo guardare al presente, stare dentro la quotidianità di adesso, non avere codici ideologici, però vorremmo anche che si avesse memoria di quello che è stato, perché altrimenti non si può manco guardare al futuro. Chi sono secondo voi i responsabili della chiusura del teatro e del totale disinteresse maturato in questi anni? Ma diciamo, al di là delle responsabilità specifiche dell'ente, dell'autorità portuale che è concessionaria di questo spazio, al di là delle responsabilità precise, diciamo, di singole istituzioni, io penso che nelle macerie di questo teatro sia visibile il fallimento del pubblico, inteso non come strumento di promozione del bene comune e delle istanze dei cittadini, delle persone, ma inteso come mediazione clientelare di interessi assolutamente opachi e di possibilità di alimentare rapporti sociali fondati sulla soggezione di alcuni che poi sono il bacino elettorale di pochi altri. Però è anche del fallimento del privato, al quale ora si vorrebbe appaltare tutta la ricostruzione della fiera, come se potessero arrivare delle persone piene di soldi e risollevare le sorti della città, come se fossero loro, come dire, quelli che possono curare la malattia che essi stessi hanno generato. Invece noi appunto pensiamo che dal fallimento del pubblico, dal fallimento del privato, si possa aprire un varco per un ragionamento sul comune, sulla possibilità di immaginare un modo di gestire le cose di tutti, che non sia né schiavo di una politica appunto come quella che abbiamo visto, che magari, appunto, dicevo prima, Monti ha detto che non ci possiamo permettere più la sanità pubblica, no? Ora però io difendere la sanità pubblica così com'è mi viene molto difficile, anche perché la sanità pubblica è, nella mia idea, è il fatto che è molto bello che in Europa, se io sono sdraiato a terra e sto morendo, se si ferma l'ambulanza e mi vede, mi porta direttamente a curarmi senza guardare se nel portafoglio c'ho l'assicurazione in regola, perché negli Stati Uniti invece se non c'ho l'assicurazione in regola posso morire da terra, ma manco per il cavolo se non c'ho i soldi mi portano a curarmi, e questo è uno schifo. Però io quando dico sanità pubblica dico un osso di secchio ormai, perché sanità pubblica è pure che la politica infiltra tutti gli ospedali mettendo i primari decisi dal politico di turno, e quindi noi dobbiamo pensare appunto a un'altra cosa, che non è la difesa del pubblico così com'è, ma la possibilità che però dal fallimento del pubblico non si dica allora privatizziamo tutti gli ospedali e dedichiamoci alla sanità privata. Per me anche la sanità è un bene comune, e bene comune significa che per esempio un ospedale dovrebbe essere gestito da medici, pazienti, infermieri, dalle persone che lo vivono, piuttosto che per esempio da uno messo lì dalla politica a gestire in modo contabile e ragionieristico la vita delle persone e speculare sulla loro sofferenza. Cioè, quindi il dispositivo che noi stiamo attivando di pensare che le cose di tutti possano essere gestite dalla democrazia delle persone e dei corpi e non da un potere opprimente invasivo, è un dispositivo che parla del teatro, ma che parla appunto della cultura, della scuola, ma parla di tutto, parla anche appunto della sanità, cioè uno sguardo, come dire, complessivo sui rapporti sociali.